di ricerche che sono state fatte da conosciuti studi di architettura come Norman Foster o Gensler, risulta che il luogo del lavoro si sta un po' separando da quello che sono le convenzionali, i convenzionali modi di lavorare. In particolare risulta che il 25% della soddisfazione di ciascun lavoratore o dei lavoratori in generale dipenda dagli ambienti di lavoro. Ambienti di lavoro che possono essere determinati e influiti da vari parametri, il parametro della luce, il parametro del colore, il parametro della temperatura, ma anche dalla possibilità di interagire all'interno dei luoghi di lavoro tra i vari cosiddetti knowledge workers, cioè i lavoratori della conoscenza, dell'intelletto, che sono il valore aggiunto che ciascuna azienda dà. In particolare questi nuovi studi dimostrano in maniera importante che ci sono fondamentalmente quattro aree di lavoro principali. C'è l'area della socializzazione, che sta diventando sempre più importante, laddove consente ai colleghi e vari colleghi di confrontarsi su temi anche extra lavorativi nei momenti di pausa necessari per riprendere fiato durante le giornate. Ci sono i luoghi preposti al lavoro individuale, i cosiddetti focusing, laddove uno ha la possibilità o la necessità di concentrarsi meglio su quello che è un compito, un progetto, un lavoro da portare a termine con la massima concentrazione. Ci sono, molto importanti, questi derivano da insegnamenti che ci porta la società e la cultura americana, che stanno trasferendo anche in Europa, i posti dedicati all'insegnamento, al training, alla condivisione delle conoscenze, per far sì che un gruppo di lavoro o un'azienda possa condividere quelli che sono degli argomenti o dei principi da portare avanti nel proprio progetto. Infine c'è il cosiddetto team working, cioè il lavoro di gruppo. La parola esplica già quello del concetto del team working, cioè quello di lavorare insieme per raggiungere degli obiettivi. Al di là poi della suddivisione di questi quattro concetti, che non deve essere vista come un qualcosa di rigido, ma come un valore aggiunto e come la possibilità di pianificare degli spazi dedicati all'ufficio, ci sono, come anticipavo prima, diverse varianti per far sì che un posto di lavoro possa far rendere meglio il dipendente. Una di queste, sulla quale Martec si sta applicando in maniera importante e che in Italia forse tra i primi abbiamo applicato in maniera concreta, è anche l'uso del colore. Perché dico questo? Perché mentre per quanto riguarda alcuni fattori come l'illuminazione, come la temperatura, le aziende produttrici possono fare poco se non sensibilizzare quello che è l'interlocutore, che quindi deve essere l'architetto piuttosto che l'azienda utilizzatrice di questi uffici, nell'uso del colore possiamo invece esprimere noi stessi delle proposte e adattare alle esigenze. Per esempio il giallo è un colore che ben si presta a quello che è un lavoro di creatività, o piuttosto che il blu è un colore molto adatto nei posti di lavoro direzionali, perché è un colore che riguarda la concentrazione. Quindi questo per dire cosa? Che il ruolo dell'azienda, non dico che è secondario, ma diventa marginale se di fronte non c'è un interlocutore che capisce certi concetti. Il problema spesso è che in questi casi si guarda molto a quello che è il budget. Quindi quando si arriva poi all'atto pratico, tante volte ci si scontra con quelle che sono dei pensieri sbagliati di risparmio, poiché il risparmio che si può avere nell'immediato alla lunga diventa un controproducente, poiché il lavoratore non si trova a suo agio nell'ambiente di lavoro. Se da un lato è vero che progettare gli uffici in una certa maniera può risultare un po' più costoso, è anche vero che dall'altra parte la salute poi anche del lavoratore ne risente. Faccio un esempio di tipo pratico: si andrà a dire che nei luoghi di lavoro ci deve essere salubrità e quant'altro, però si continuano a produrre pannelli con classe di emissioni di formaldeide E1, mentre ci sono già da parecchio tempo dei pannelli in formaldeide E0, cioè quindi senza emissione di formaldeide.
Dopo, quando si va nel lato pratico, ripeto, i pannelli senza emissioni di forno d'aria hanno un costo che è il 20%, il 30% superiore a quelli normali e quindi ci si scontra con questo tipo di problemi. Un'altra cosa che fa Martex, sempre in un ambito di salubrità del posto di lavoro, è quello che per tutti i nostri pannelli noi usiamo vernici all'acqua, per esempio. Questo è un processo che abbiamo messo a punto negli ultimi anni che prevede la mancanza di solventi, l'assenza completa di solventi in quelli che sono i nostri parti, sia metalliche che di pannello per quanto riguarda appunto le scrivanie, gli arredi, gli armadi e quant'altro.